È stato riaperto il cantiere del tratto fanese della pista ciclabile fino a Senigallia. L'opera, che rientra nel grande progetto della ciclovia adriatica, sarà pronta in pochi mesi. A confermarlo è l'assessore Fabiola Tonelli, che insieme ai colleghi questa mattina ha fatto un sopralluogo sul lungomare di Ponte Sasso. Lunga poco più di un chilometro e larga 4,5 metri, l'infrastruttura ha un costo complessivo di 1.100.000 euro, di cui 560.000 della regione e 540.000 del comune di Fano. Abbiamo iniziato a settembre, e sono iniziati dal confine di Marotta e sono proseguiti verso il rio Crinaccio. Stiamo assistendo la ditta che sta facendo i lavori, sta facendo il sottofondo della ciclabile, dopodiché proseguirà con questo grosso marciapiede che si unirà a quello che abbiamo già visto a Marotta. I lavori, prosegue l'assessore, dovrebbero finire nel mese di maggio, così da inaugurare la ciclabile per la stagione estiva. Questi fondi sono stati finanziati gran parte dall'Europa e il Comune ha fatto un'aggiunta, perché ricordiamo che qui sotto abbiamo già lavorato sulle fognature che prima non esistevano e adesso finalmente siamo riusciti a darle anche al quartiere e ai residenti di questa zona. Un lavoro di qualità, conclude Tonelli, che ha anche una forte valenza turistica. L'opera, infatti, oltre a riqualificare il territorio, andrà a beneficio del cicloturismo, un settore in forte espansione. Assessore, vuole lanciare anche un appello alla cittadinanza? Sì, un avviso ai residenti della zona, perché dai tecnici del cantiere c'è giunta notizia che persone entrano all'interno del cantiere buttando giù delle reti o anche solo passeggiando, attraversando insomma questa zona, che in questo momento è anche un po' pericoloso. Quindi chiedo di avere un attimo di pazienza, perché tra qualche mese i lavori finiranno e poi sarà fruibile e usufruibile da tutti. Quindi chiedo appunto di non entrare dentro il cantiere, perché questa cosa non va bene, e aspettiamo insomma il momento dell'inaugurazione per poi passeggiarci tutti insieme.